questo bene, bene. Ha fatto giro il mondo prima di entrare. Bene, bene. 69-67. E anche secondo. E vabbè. L'errore. Adesso. Adesso. Adesso non puoi far fallo. Adesso l'adrenalina a mille. Adesso non puoi fare fallo. Sei solo di prendere forte e basta. Canestro. 69 pari. 69 pari, 8 secondi. Si rischia di andare supplementari. Si rischia sì. Però anche è vero che adesso il Fabio rimetterà a metà campo, cioè che si sta in alto. Credo. È comunque una partita. Sì, sì, dai. Bisogna tenere presente anche per il futuro. Effettiva playoff. Siamo qua tutti, anche vediamo il medico che c'è in panchina, anche lui allarga le braccia. 8 secondi e chiaramente se ci sarà, non so, che andrà a calcio un fallo. Attenzione perché è in però, bonus, quindi anche, può anche saltare fuori un fallo. Sì, e poi due tiri. E... esatto, quindi comunque, non è una situazione da buttare. Il discorso è c'è la parità a 8 secondi e 8 decimi da termine della gara. 8 secondi e 8 decimi alla fine. Jersey sta giocando la vittoria qui contro la capolista, super capolista. Ma questi a questo punto diventano, come dicevamo prima, ancora i primissimi secondi sono due punti sempre importantissimi. Come ti dicevo, si rimette in zona d'attacco. In zona d'attacco, esatto. Macchi in campo, vedi? Non so. Alla 3. Tanto rimetterla adesso intanto. Dai che passano i secondi. Chica, chica. Chica Macchi! Attenzione, attenzione, attenzione! No, attenzione! Niente, niente, è finita, 71-69! Con un canestro di Chica Macchi! Mamma mia, quanta paura! Onore al Geas! Sì, sì, veramente, sì. Guarda! È come se avessero vinto tutte e due, ma lo sport è la dura legge che deve vincere una veramente. Sola squadra. No, beh, sicuramente davanti al nostro pubblico ci tenevamo, la partita era importante, lo sapevamo, abbiamo rischiato, però è anche vero che ci sono tante giustificazioni per questo andamento. Direi prendiamo il buono che abbiamo fatto, abbiamo preso due punti importantissimi per la classifica, quando la palla era veramente importante l'abbiamo giocata con arguzia e questo è importante, altrettanto importante che determinate giocatrici capiscano che sono importanti in tutti e due i lati del campo, sia offensivo che difensivo, e dobbiamo togliere un po' questi alti e bassi di tensione, diciamo. Bisogna dare anche un'occhiata ovviamente alla classifica perché i punti sono stra importanti, adesso si va a più 8 e con 8 punti di vantaggio si può essere più, diciamo, sereni mentalmente. No, noi abbiamo bisogno di essere sempre concentrati, nel momento in cui non siamo concentrati noi facciamo appunto, abbiamo questi cali di tensione alti e bassi, invece noi dobbiamo assolutamente essere sempre determinati, quindi noi andiamo avanti tappa per tappa, ben venga se ci sono molti punti di distacco dalle seconde, però insomma, queste partite servono anche per guardarci allo specchio e capire che non siamo così belli come pensiamo e quindi sono utili per lavorare ancora bene in allenamento, che è quello che ci serve. Allora, siete arrivati qui a Schio dopo questa sconfitta casalinga che insomma a vedervi qui ci si chiede anche come sia potuto accadere, comunque partita gagliarda, caratteristica di Sesto quest'anno che non molla mai, una cosa incredibile. Sì, contro Parma probabilmente abbiamo fatto una partita sottotono, forse la peggiore dell'anno, merito di Parma anche, e noi un po' male in attacco, non in difesa. Oggi, dopo una partenza un po' dove abbiamo subito troppo la difesa di Schio a livello fisico, gli arbitri permettevano un metro di gioco abbastanza ruvido, noi abbiamo saputo reagire ma dopo 10 minuti almeno, e reagendo abbiamo trovato la possibilità di attaccare, di crederci. Ma noi quando ci convinciamo che possiamo giocare contro tutti, poi magari facciamo delle buone rimonte, ecco, come abbiamo già dimostrato in passato. Ecco, serrare ranghi è un po' la caratteristica di Sesto, compattarsi molto, poi questa cosa di giocare proprio fino al 40esimo.
Sì, sì, siamo una squadra inglese, tedesca in questo senso, è un grosso pregio di mentalità, sono ragazze che sono tranquille quando sono sopra 10, sono tranquille anche quando sono sotto 15 e il pregio è di credere sempre nel lavoro duro e nella compattezza di squadra, si aiutano molto in allenamento e alla fine questo può risultare in una rimonta, spesso noi abbiamo rimontato come a Venezia o in casa contro altre squadre come Napoli, anche dei svantaggi di 17-18 punti grazie a questa dote più che altro mentale, lo spirito vincente c'è, bisogna sempre alimentarlo, non sempre facile, però diciamo noi ci stiamo provando, ecco. Perfetto. Okay.